nella mia famiglia, da mio padre, mio nonno e miei zii, erano tutti quanti nel settore bancario, quindi era un po' gioco forza dovessi entrare anch'io nel settore bancario. Poi, devo essere sincero, da subito il ritorno da parte dei clienti, comunque le mie soddisfazioni personali, mi hanno comunque sempre dato un ritorno positivo e ho sempre pensato che sia stata l'unica scelta che potevo fare. L'attività imprenditoriale è dovuta al fatto che da imprenditore riesco certamente ad occuparmi dei bisogni dei clienti in maniera più totale. Diciamo che il coinvolgimento personale proprio nelle vite finanziarie, nei bisogni, nelle esigenze finanziarie di tutti i miei clienti mi dà maggior soddisfazione, maggior obiettivi da raggiungere. Il cliente vuole un solo punto di riferimento, ma ritengo che il Wealth Advisor non possa essere onnisciente e quindi l'essere affiancato da una squadra di specialisti, ciascuno nel proprio ambito, nel proprio settore, che fanno riferimento comunque all'elemento di contatto con il cliente che è il Wealth Advisor, sia fondamentale. In me credo trovino la disponibilità totale e completa. Cerco di trattare il denaro come se fosse parte della salute del cliente e quindi cerco in tutti i modi di essere sempre il più preciso e il più dettagliato possibile. Questa responsabilità la vivo con grande pressione, che con gli anni tento di guidare, tento di dominare. Credo che ogni singola parola, ma a maggior ragione ogni singolo nostro atto, ogni nostra azione vada ponderata. Le esigenze del cliente sono sempre quelle di avere un punto di riferimento che spieghi loro alcuni elementi che obiettivamente in questo campo sono dei più frastagliati e dei più opachi e difficili da comprendere. Quindi la pianificazione finanziaria penso che risponda sempre agli stessi canoni, agli stessi criteri da quando lavoravo in banca ad oggi. Il ruolo del consulente è certamente mutato. Prima si badava molto più o solo a un discorso di risultato e di performance, adesso tentiamo di mettere nella testa del cliente che ci vuole del tempo e che probabilmente la chiave di volta è quella di non tanto gestire il denaro del cliente, ma gestire il comportamento e la testa del cliente nei confronti del proprio denaro. Allora, saper gestire l'emotività del cliente è determinante. Non penso che qualche mio cliente ipotizzi che noi abbiamo la bacchetta magica o una palla di vetro all'interno della quale leggere il futuro. E quindi il fatto di provarci sempre, di metterci la faccia e l'esserci sempre, credo che possa avere solo esclusivamente conseguenze positive.